quieres que estés donde culo, hijo de puta? ¿No quieres? Pues sí, compa. Esa chola es una rampla. Bowman, siamo a Pucará. Avete presente DJ Perico, quel cretino di Radio Santa Blanca? L'ISA ha identificato il centro delle trasmissioni di DJ Perico a Pucara, quindi Perico non può essere lontano. Cosa vogliamo da lui? Ho bisogno che usiate il vostro indiscutibile fascino per convincerlo a trasmettere un discorso di Pak Katari. Così facendo attireremo l'attenzione su Katari e metteremo il cartello in cattiva luce. Persuadere, cambiare e influenzare, eh? Indizi sulla posizione di Perico? Stiamo ancora cercando, ma non sappiamo nemmeno che faccia abbia. Recuperate dati, trovatelo, usatelo. Vi informerò appena rileviamo la posizione della stazione radio. Il compa Giunditto. Viva la guerriglia! Ho chiesto a Pak Katari di mandarci un veicolo. Ehi, abbiamo qui l'elicottero. La vittoria sempre. Un sacco di luce interruttori quassù. Meglio seguito io. Drone in volo. Non vedo niente, il drone subisce interferenze. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Vi trasmettiamo dati sulle posizioni nemiche. Esposto in posizione. Cerchiamo. Ehi, un momento, ci sono nemici, cerco una buona traiettoria. Un attimo, cerco una traiettoria. Perso. Ok, bersaglio marcato. Bersaglio acquisito. Ho perso il mio bersaglio. Apro il fuoco. Oh, i sicari l'hanno sentita. Chingado. Dove stanno, putos? Vado in posizione. Ho il nemico. Raggiungo la posizione. Fammi mettere in posizione. Occhi sul bersaglio. Ho perso il bersaglio. Thank you.
obiettivi in zona. La posizione di un'antenna dell'SB da disattivare. Via libera. Bersaglio eliminato. Armato, impacchettato e consegnato. Ora è tutto dei ribelli. Speriamo che il carico non vada sprecato. Sarebbe un peccato aver fatto tutta questa fatica per niente. Ehi, ci porti a fare qualche salto, vero? Gesù, guardate quel posto. Stona come il rosso. Sento su un maiale, vero? Deve essere la casa di DJ Perico. Andiamo a vedere. Merda, c'è un check-in. Giù.
Te la caverai, hai capito? Sto arrivando. Perché cazzo ci hai messo tanto? Sposto in posizione. Adesso gli ho acquisito, in attesa. Nessun bersaglio, ripeto, nessun bersaglio. Ho chiesto una ricognizione ribelle della zona. Attività nemica in zona. Il drone è partito. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Raggiungo la posizione. Ricevuto. Ingaggio un nuovo bersaglio. Non ho una linea di tiro. Bersaglio marcato. Attacco il nemico. Preso. Tenemos visita. Maten esos cabrones. Sanno che siamo qui. Il tenente è in fuga.
Pericolo non c'è. Recuperiamo tutte le informazioni che possiamo. È una specie di progetto. Un'antenna frattale, forse. Se Perico sta usando l'antenna frattale per le trasmissioni, quel disegno dovrebbe aiutare l'ISA a risalire alla sua posizione. Io. Riconoscimento del Santa Blanca. I sicari ne sentiranno la mancanza. Proviamo la seconda antenna, presto. Ok, andiamo. Abbiamo già usato metà del tempo. Bel lavoro, gente. Se il cartello non riesce a comunicare, i ribelli avranno vita più facile. Chiesto rinforzi ai ribelli. No, al riparo! A quanto pare l'unità vuole farci fuori.
Elicottero unità da di pattuglia. Occhio. Ma te che stupo mi dico. Ma quanti cavrone? Perché una pattuglia che vale ustede? Rinforzi nemici in arrivo. Cecchino, a terra, a terra! Bersaglio. Vedo un aereo di rifornimenti e sembra bello carico. Prendiamolo. Ai ribelli serve attrezzatura. Mi sposto in posizione. Devo trovare una posizione migliore. Bersaglio marcato. Capito, vado in posizione. Bersaglio marcato. Ai tuoi ordini. Ho chiamato i ribelli per un diversivo. Mi ricevo. Una squadra si muoverà in posizione. Hola. Ti hanno detto che mi servono rinforzi.
sparo a questi bastardi. Quello è fottuto. Oh, cassa d'armi qui. Tutto ok, gente. Amo questo lavoro. Ottimo. Tornerà utile. Ho la posizione di una medaglia del cartello che vogliono dare a uno di quei criminali. Io ci sono. C'è un bersaglio con vita. Su quella torre. Ho un terzo bersaglio. Vado in posizione. Mi serve una traiettoria. Occhi sul bersaglio. Bersaglio acquisito. In attesa. E sono cinque. Ho avvistato un sicario. Vedo un capitano. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Ok, mi muovo. Serve una posizione. Ok, bersaglio marcato. Posizione. Ho il bersaglio. Pronto all'ingaggio. Apro fuoco su questi stronzi. Vuole rubare un elicottero. Quello è pieno di roba che tornerebbe utile ai ribelli. Vado in posizione. Mi serve una traiettoria. Un attimo, cerco una traiettoria. Occhi sul bersaglio. Bersaglio marcato. Ai tuoi ordini, capo. Fuoco! Bersaglio a terra. Notizie locali. Il combattente Tinkura Ul Vargas si sta trasferendo negli Stati Uniti per tentare una carriera nella MMA nella nuova Global Fighting League. Vargas, campione Tinku imbattuto. Un momento, c'è una cassa d'armi. Proprio quello che desideravo.
Ho trovato la ricevuta della costruzione di uno studio di registrazione. Deve essere per la stazione di Perico. Controlliamo l'indirizzo. Possiamo andare. Dobbiamo un po' scorsi. Attivo il drone. Visto su po'. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Elegant cabrones. Casi non le sono vera. Anch'io vado a cittadina. Granata, come merda, culeros. Siamo per spera. La partita è da fare con solo. Vamos a enseñarle a quien manda. Dispare. Puta madre. Algo acaba de pasar. Mettiti a ritiro. Ho chiesto ai ribelli di darci una mano. Tempo, muoviamoci. Cazzo, occasione persa. Libero, voi tutto bene? Pattuglia dell'unità in arrivo. Bersaglio numero 3. Apri il fuoco. Roger, l'abbiamo mancato. Ci sta cercando. Che cingalo si sta passando? Dove sta lo scagliere? Vediamo se entra il pendejo sul frente. Hay un asunto dado cerca de aquí, Perico. Que prenda todo ese costumbo. Sanno che siamo qui. Il cattivo in meno. Abbiamo sollevato un vespaio. Mi aspettavo di trovare una diga simile qui. Sì, viene usata per l'irrigazione.
Mi sembra un po' troppo. Qualcuno è stato un po' troppo ottimista circa l'agricoltura in Bolivia. Ai tempi, i minatori lasciavano delle offerte per il Dio nelle gallerie. Piccole cose, un po' di tabacco, qualche foglia di coca. A volte, se gli uomini sapevano di dover lavorare in una zona malfamata, versavano delle tazze di singani sulle rocce, così il Dio li avrebbe lasciati in pace. Quando ho compiuto 25 anni, stavo lavorando in una miniera vicino a Huayna. Mi metto io ai comandi. La vecchia è profonda, le travi erano marce e i fiori erano quasi esauriti. Erano tempi duri, usciva così poco da quella miniera che la gente aveva poco da mangiare e figuriamoci da donare al Dio. Abbiamo iniziato a lavorare nelle parti più profonde della miniera per settimane e le gallerie hanno iniziato a muoversi e a fare rumore. Sapevo che il Dio aveva fame e che stava per succedere qualcosa. Io e mio fratello siamo andati sulle colline a uccidere un lama. Quella mattina, prima di scendere nella miniera, ho dipinto l'ingresso col suo sangue. Come offerta per il team. Il crollo è avvenuto poco dopo. Un minuto prima stavo lavorando e poi mi sono trovato solo, al buio. Sentivo i miei amici che urlavano per il dolore, travolti da tonnellate di terra e di pietra. Inutile sprecare proiettili con quello. Uno a uno, i miei amici hanno smesso di urlare. Piano, cammine. Sono rimasto al buio a sentirli morire. E poi è venuto il mio turno. Ho sentito un odore nell'aria, cattivo come zolfo e peli bruciati. E poi è arrivato il Dio. Non l'ho visto, ma l'ho percepito in quello spazio angusto davanti a me. Tremavo come una foglia. Ho allungato la mano, ancora oggi non so perché, e ho sentito un suono leggero, uno sbuffo come quello di un animale. Ho sentito il caldo fiato sul mio palmo mentre il diavolo si avvicinava ad annusare il sangue di lama sulla mia mano. Poi non ricordo più niente. Mi sono svegliato all'ospedale di La Paz. Mi hanno detto che sono stato nella miniera per 15 giorni. Nessuno sa come sia sopravvissuto, ma io lo so. Io lo so. È per questo che credo in El Dio della Mina. E per questo non mi addentrerò mai più nel suo regno. Ho delle domande per te, merda! Ehi, calma, parlo! Non capita tutti i giorni di rubare un elicottero di rifornimento per darlo ai ribelli. Visti due soldati dell'Unidad. Buen día.
chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Raggiungo la posizione. Cerco una buona traiettoria. Ho il bersaglio. Ok, bersaglio marcato. Fammi mettere in posizione. Vado in posizione. Pronto all'ingaggio. Bersaglio eliminato. Dormenti ancora i prigionieri? Ok, ancora tutto bene. Guardate, una cassa d'armi. Mi fa comodo. Direi che abbiamo finito. Compagnia, occhio. Via libera, via libera. Possiamo andare. Granata! Che passa? Sono in allerta. Merda! Chiama madre! Hai un potere un condanno! Trova il primo cazzo! Ci hanno individuato! Thank you.
tempo passa, gente. Muoviamoci. Ne vedo uno con i mitra. Abbiamo finito, tutto ok? Questo danno alle comunicazioni del cartello, i ribelli troveranno un po' di coraggio. Lei fanno tenerezza rispetto agli altri. L'SB li costruisce per i Buchones. Per appagare il mio ego voglio qualcosa del genere quando morirò. Sei dei SEAL? Perché non conosco nessun operatore segreto che vorrebbe qualcosa di simile. Cassa d'armi qui. Bene. Drone in volo. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Ok, mi muovo. Serve una posizione migliore. Ho il nemico. Ho perso il bersaglio. Ok, bersaglio marcato. Ho una linea di tiro. Ingaggio. Ora qui è il primo, así que alertas. Coopere e todo saldrà bien. Porta merda! Sta bien. Abbiamo finito. Quelli che hanno spazio nello stomaco. Ok, Vattos, per oggi è tutto. Perico vi saluta. Sintonizzatevi più tardi per ritrovare il vostro DJ preferito. Ok, ne parlo al sogno. Come se quel bastardo mi ascoltasse ancora. Pinche puta. Sono un pezzo grosso. Dovrei essere a Hollywood su una limo a sniffare polvere da un bel paio di tette. Non qui a contrattare con un branco di stronzi che si credono cazzuti solo perché hanno un tatuaggio del Santa Blanca sul collo. Mancano di rispetto. Umiliano il mio talento. Che si fottano. Loro del sogno. È il muro. La plaga. Fanculo. Perico, sogno al telefono per te. Sì, un secondo e arrivo. Niente di fondato, ma ho trovato l'ex guardia del corpo di Perico, Arturo Ruiz. Ora lavora per il cartello alla Pilca, una specie di miniera. Pare che non corra buon sangue tra i due, quindi forse potrebbe consegnarci il DJ.
Piloto io. Granata! Ho chiesto ai ribelli di farci avere un veicolo. Mi metto io ai comandi. Via, via! Il drone è partito. Nemico avvistato. Vedo un capitano. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Risposto in posizione. Devo trovare una buona posizione. Merda, mi serve una buona posizione. Occhi sul bersaglio. Bersaglio acquisito, in attesa. Ai tuoi ordini, capo. Visuale sul bersaglio persa. Pronto all'ingaggio. Hanno un sistema di difesa aerea? Ho perso il mio bersaglio. Ai tuoi ordini, capo. Bersaglio KO. Tutto ok, tutto ok. Posizione. Ho il nemico. Roger, bersaglio acquisito da andare. Bersaglio a terra.
aprite il fuoco. Bersaglio marcato. Devo trovare una posizione migliore. Roger, bersaglio marcato. Posto in posizione. Per quanto mi serve una buona posizione. Roger, bersaglio acquisito. Pronto, arriva quanto un elicottero. Uno preso. Sono, via. Che cazzo? Indietro, indietro. Giù, prima che ti vedano. Ho chiesto a Park Qatar di mandarci un veicolo. Marco un nemico. Arriva un elicottero.
È un bersaglio con metà. Siamo qui. Uomo a terra. Uomo a terra, qui. C'è una cassa d'armi. Ce ne hai messo, eh? Elicottero a terra. Sarà bene con questi, vale. Un sacco di luce interruttore quassù. Diamoci dentro. Il drone. Ho chiesto ai ribelli di controllare l'area. Raggiungo la posizione. Trovare una posizione migliore. Capito, vado in posizione. Bersaglio acquisito. Ok, bersaglio marcato. Bersaglio abbattuto. Risposto in posizione. Bersaglio acquisito, in attesa. Altro bersaglio. Devi trovare una bomba, mi serve una buona posizione. Occhi sul bersaglio. Pronto all'ingaggio. È morto. Elicottero in arrivo. Ottimo lavoro, ripuliamo e andiamocene. Granata, come merda, culeros!
Arriva un elicottero. Qualcuno è nervosetto. Estos no se me pelan. Riparo! Granata, via! Granata! Apro il fuoco sui bastardi. Attacco nemico. Il nuovo tenente sta cercando di fuggire. Un attimo. Vedo una cassa d'armi. Qui tutto libero. C'è un motivo se hai ancora tutti i denti e non te li ho fatti ingoiare uno a uno. Vai dal tuo boss e spiegagli che con lui saremo molto meno cortesi. Ma le gambe e le braccia non ti servono per parlare, no? Oddio, no! Parlo molto meglio quando non soffro! Molto meglio! Di addio alla tua reputazione, pezzo grosso. Gli uomini di Qatar gli rideranno dietro per una vita.
Starà bene con i miei stivali. Marchiamo i rifornimenti, così i ribelli li verranno a prendere. Aereo unità in avvicinamento, giù! Giù a terra, elicottero! Ho chiesto rinforzi ai ribelli. Vado in posizione. Mi serve una posizione migliore. Ho il nemico. Ho chiesto una ricognizione ribelle della zona. Raggiungo la posizione. Devo trovare una posizione migliore. Roger, bersaglio acquisito. Bersaglio marcato. Uccisione confermata. Possiamo dire per parlare di regare di fare le faccioli. Libero da questa parte. C'è una cassa d'armi qui. Ottimo, tornerà utile. Di questi miei fratelli.
iniziamo a sparare occhi ai bersagli. Sappiamo che Ruiz, l'ex guardia del corpo di Perico, lavora in questa miniera. Dobbiamo fargli delle domande. Ma chi è stato il cascabrone? Matelo da solo! Merda, ci hanno visto. Apro il fuoco! Cecchino, sa dove siamo. Riparo! In posizione. Fammi trovare una buona posizione. Ho chiesto ai ribelli di controllare l'area. Ho capito, sbaglio posizione. Ai tuoi ordini. No, elicottero in arrivo. Vedo l'ex guardia del corpo di Perico. Facciamoci due chiacchiere. A terra, elicottero a terra. Qui c'è l'allarme. Ultimo allarme, niente più rinforzi in volo. Chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Raggiungo la posizione. Bersaglio acquisito. In attesa. Preso. A terra, elicottero. Elicottero centrato. Altri sicari in arrivo. In posizione. Devo trovare una posizione migliore. Mi serve una buona posizione. Ho chiesto ai ribelli del fuoco in diretto. Ricevuto. Apriamo il fuoco. Via. Apro il fuoco sui bastardi. Guardate, una cassa d'armi. Proprio quello che desideravo. Uomo a terra.
sono io, resisti. Ah, cazzo, la prossima volta non farmi sparare addosso. Silenzio, marce. Un giorno ti ucciderò. Ok, tutto fatto. Sei Arturo Ruiz, l'ex guardia del corpo di Perico. Perico? Ah, che si fotta. Quel pinche puto ha sparato al mio cane. Cioè a un tuo amico? No, no, proprio al mio cane. Mi perro. La mia paloma non ha mai fatto male a nessuno. Perico ti ha ucciso il cane? E perché? Quel grandissimo figlio di puttana stava cercando di fumare dell'erba con una R15. È partito un colpo e ha preso paloma. Ho ancora gli incubi di notte. Mi sveglio tutto sudato con i brividi. Vuoi vendicarti di Perico? Dimmi il suo vero nome. Hai una foto? Il vero nome di Perico è Marco Garcia. Non ho una foto, ma spero uccidiate quel pezzo di merda. Tranquillo. Tutta questa fatica per ottenere un nome ordinario come Marco Garcia. Ah, l'ISA farà la sua magia. Inviamogli il nome e magari ci manderanno una foto per identificare quel bastardo. Abbiamo le coordinate della stazione radio di DJ Perico. Andate a vedere.
drone è andato, colpa delle interferenze. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Raggiungo la posizione. Cerco una buona traiettoria. Bersaglio una traiettoria. Non bersaglio ho una linea acquisito. Di tiro. Visuale sul bersaglio marcato. Nessun bersaglio. Ripeto, nessun bersaglio. Occhi sul bersaglio. Stai indietro, ti obbligheranno a farlo. Verso ho perso il bersaglio. È un bersaglio diverso. Quello è fottuto. Occhio alla mira, non colpiamo i civili. Occhio ai bersagli, abbiamo civili nell'area. Abbiamo sollevato un vespaio. Non mames, quei. Ma come buttare un tiro? Ma uomo sicuro dove stanno attaccando. Giù la testa, sanno che siamo qui. Elicottero, giù, giù! Attacco il nemico! Il drone è partito! Vattene da lì! Ho chiesto ai ribelli di darci una mano. Elicottero, a terra! Attivo il drone. Il segnale è pessimo, creano interferenze al drone. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. C'è attività ostile. C'è un arco.
Nei pressi della torretta. Tu, ti scopriranno. Nuovo. Roger, bersaglio acquisito. Raggiungo una posizione migliore. Hanno trovato il loro amico. ¡No se escondan, cobardes! ¡Confiado! ¡Sei fuori forma! ¡A riparo! ¡Giacchino! Merda, ci è mancato poco. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Abbiamo compagnia. Quanto sono? Roger, serve una traiettoria. Vado in posizione. Bersaglio acquisito. Ho il bersaglio. Drone. Nessun bersaglio. Ripeto, nessun drone bersaglio. Andato, colpa delle interferenze. Non ho una linea di tiro. Ehi, c'è un arco. Non vedo nessuno. Accanto alla torretta. Ho perso il mio bersaglio. Bersaglio marcato. Bersaglio perso. Bersaglio marcato. Ingaggio. Visuale sul bersaglio. Attivo il drone. No. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Attenzione, ci sono nemici in zona. Ok, mi muovo. Mi serve una posizione migliore. Vado in posizione. Bersaglio marcato. Ok, bersaglio marcato. Ho perso il mio bersaglio. Ho il bersaglio. Pronto all'ingaggio. Uccisione confermata.
Ehi, che passa? Il drone è partito. Il segnale è pessimo, creano interferenze al drone. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Roger, mi muovo. Cerco una buona traiettoria. Ok, è posto. Ricevuto, mi muovo. Roger. Bowman, siamo a Pucará. Avete presente DJ Perico, quel cretino di Radio Santa Blanca? L'ISA ha identificato il centro delle trasmissioni di DJ Perico a Pucará. Quindi Perico non può essere lontano. Cosa vogliamo da lui? Ho bisogno che usiate il vostro indiscutibile fascino per convincerlo a trasmettere un discorso di Pak Katari. Così facendo attireremo l'attenzione su Katari e metteremo il cartello in cattiva luce. Persuadere, cambiare e influenzare, eh? Indizi sulla posizione di Perico? Stiamo ancora cercando, ma non sappiamo nemmeno che faccia abbia. Recuperate dati, trovatelo, usatelo. Vi informerò appena rileviamo la posizione della stazione radio. Che passa, voi? Hanno alterato questo? Qui c'è un arco, là, di fianco alla torretta. Per un peso. Roger, mi muovo. Roger, bersaglio acquisito. Mi serve una buona posizione. Non vedo niente. Il drone subisce interferenze. La reginetta. Se siete una bucciona come me, è una vita che vi sentite chiamare capette o... Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Mia madre, la prima a chiamarmi dispotica. Poi hanno iniziato. Miro a un nuovo bersaglio. Col passare degli anni sono stati... Nessun bersaglio. Ripeto, nessun bersaglio. Avviciniamo alla stazione radio. Vediamo se Perico sta trasmettendo. Questo posto è deserto. Forse è scappato. Forse l'ha avvertito qualcuno del nostro arrivo. Ma sta ancora trasmettendo. Bowman, siamo alla stazione. Perico non c'è, ma qui stanno ancora trasmettendo. Usa la stazione come ripetitore. Non possiamo violarla senza la chiave di codifica. Usate il drone per una scansione delle antenne. I nostri esperti possono usare i dati in arrivo per trovare la sua posizione. Roger. Della telefonata con Bowman ho capito solo scansione dell'antenna.
Teniamo fermo il drone fino alla fine della scansione. Bersaglio perso. Ok, bersaglio marcato. C'è una brutta interferenza. Non mi piace, ci sarà un jammer in zona. Dovete trovarlo e distruggerlo per poter individuare le antenne di Perico. Ok. Bersaglio KO. Un attimo, ti scopriranno. Il segnale è pessimo, creano interferenze al drone. Granata! Siamo qui. Raggiungo la posizione. Apro fuoco su questi stronzi. Abbiamo un problema, c'è l'umidata. Perché cazzo ci hai messo tanto? Drone in volo. Che chingamo se spera? A partire da madre con solo! Vamos a segnare se in banda! Dispare! Vado in posizione. Occhi sul bersaglio. Si dirigono da questa parte. Fammi trovare una buona posizione. Uno preso. Libero. Voi tutto bene? Scansione completata. Spero solo che i tecnici riescano a trovare Perico.
Buone notizie. Grazie ai piani che avete trovato e alla scansione, sappiamo che Perico usa un programma di agilità di frequenza per criptare il segnale verso il ripetitore. Ma per dirottare il segnale per la trasmissione di PAC Katari ci serve la chiave di codifica? Sì. Abbiamo abbastanza dati per darvi l'area dove si trova Perico. Fategli una visitina e mettete le mani sulla sua chiave di codifica. Bowman ci sta mandando le informazioni su DJ Perico. DJ Perico, il pappagallo. Sognava di fare il DJ di mixtape, il che vuol dire berciare sopra la canzone di qualcun altro e poi farsi pagare. DJ Perico! Salve! Fortunatamente per la musica ha preso un'altra strada. A 13 anni spacciava, a 14 è passato al crack, a 15 tentato omicidio. Invece di finire in riformatorio è scappato in Messico. Aveva un cugino nel Santa Blanca, l'hanno preso come sicario, un killer. Però se Santa Blanca avesse controllato avrebbe visto che si trattava di tentato omicidio. Come dire, fallimento. Per mancare due tizi nel sedile davanti di un Wrangler bisogna impegnarsi. In poco tempo avrebbe fatto incazzare ogni membro del cartello e sarebbe finito morto stecchito dall'altro lato del confine, se non fosse che... E Suegno l'ha preso in simpatia. Perico è divertente, non sa usare un'arma, ma sa sparare cazzate, quindi... Buongiorno, Bolivia! Gli ha trovato un lavoro. Radio pirata, propaganda. Diffondere la buona novella della venuta del Santa Blanca. È una bella giornata per pippare, del resto lo è sempre. Un saluto speciale agli amici di Fukara, alle prese con il mausoleo di El Sueño. Non fate le cose troppo di fretta, ok? DJ Perico è il pappagallo di El Sueño. Insegniamogli qualche parola nuova. Nomad, abbiamo scoperto un veicolo che sta portando riproduzioni preziose al mausoleo di El Sueño. So che non è compito vostro, ma ferirebbe El Sueño nell'orgoglio. Ok, se riusciamo distruggiamo il convoglio prima che arrivi al tempio personale di El Sueño.